Il 1 gennaio 2008 nasceva l'unità di informazione finanziaria UIF presso la Banca d'Italia, allora guidata dal governatore Mario Draghi. È stata una tappa importante per il sistema antiriciclaggio del nostro paese. Il riciclaggio e l'infiltrazione criminale devastano la società, creano ingiustizie economiche e sociali e sfiducia nel sistema pubblico di raccolta e distribuzione delle risorse. Il finanziamento del terrorismo minaccia la nostra stessa sicurezza e i nostri valori. La UIF contribuisce a contrastare l'economia illegale con un ampio ventaglio di attività: la raccolta, l'analisi, la sospensione e la disseminazione delle segnalazioni di operazioni sospette, l'analisi strategica per identificare nuovi rischi, la collaborazione con altre Financial Intelligence Units, con la magistratura e con le autorità di vigilanza, la diffusione di indicatori di anomalia, modelli e schemi di comportamento che aiutano gli operatori nell'individuazione di operazioni sospette e le ispezioni. Dal 2019 a queste attività si è aggiunta la ricezione e analisi delle comunicazioni oggettive sulle operazioni in contante, ancora molto diffuse nel nostro paese, che favoriscono l'economia sommersa e le attività illegali. La platea dei segnalanti continua a espandersi verso settori non finanziari, che hanno un ruolo chiave ma un potenziale ancora inespresso. Soprattutto in questa fase storica, anche il contributo delle pubbliche amministrazioni è fondamentale. In questi 15 anni il numero delle segnalazioni di operazioni sospette si è decuplicato, rappresentando un segno tangibile della crescita della cultura dell'antiriciclaggio. Le innovazioni continue nella tecnologia e nei processi hanno consentito di fronteggiare la crescita dei volumi e di migliorare la qualità di analisi, pur con una contenuta crescita degli addetti. Negli anni si è intensificata la collaborazione con le autorità nazionali, investigative, giudiziarie, di supervisione. La UIF ha rafforzato i rapporti con le altre Financial Intelligence Units per l'approfondimento, anche congiunto, di schemi di riciclaggio internazionale o di possibile finanziamento del terrorismo. Oggi, grazie al contributo degli operatori, all'apporto della UIF, alla qualità dell'azione investigativa e alla collaborazione tra autorità, il sistema antiriciclaggio italiano ha raggiunto una posizione di eccellenza. Nella Mutual Evaluation effettuata dal Gruppo d'Azione Finanziaria Internazionale nel 2015, la UIF è stata definita un'unità di intelligence ben funzionante che produce analisi operative e strategiche di elevata qualità a valido supporto dell'azione della Guardia di Finanza e della Direzione Investigativa Antimafia. A livello internazionale la UIF gioca ora un ruolo di promotore di nuove iniziative e di punto di riferimento per le best practices tra le Financial Intelligence Unit. Il contributo della UIF è confermato anche dalle rilevanti indagini, originate o supportate dall'analisi finanziaria dell'unità, di cui anche la stampa riferisce con sempre maggiore frequenza. Gli ultimi due anni ci hanno visto impegnati su nuovi fronti, quello della pandemia anche per tutelare il sistema produttivo dai rischi di infiltrazione criminale e dall'utilizzo distorto dei fondi pubblici. Quello del conflitto in Ucraina, che ci ha visto intensamente impegnati nell'attuazione delle sanzioni finanziarie. Quello dell'impegno nella creazione del meccanismo europeo di supporto e coordinamento delle Financial Intelligence Units per favorire la convergenza operativa e rafforzare la cooperazione tra le autorità di intelligence finanziaria. Nei suoi 15 anni di attività, la UIF è diventata un'istituzione solida e dinamica, volta a cogliere l'emergere di nuovi rischi e i mutamenti di contesto e a mettere rapidamente in atto tutti gli interventi utili per mantenere e accrescere l'efficacia della propria azione. Ci attendono importanti impegni e grandi sfide. Per poter esserne all'altezza, dobbiamo giocare d'anticipo e adeguare costantemente il nostro impegno valorizzando tutte le nostre risorse. L'esperienza, la competenza e il senso civico, nella consapevolezza di dover affrontare, con concretezza di risultati, sfide complesse nell'interesse del Paese.